E se vi dicessi che il segreto per produrre più olive è tutto racchiuso in questo dispositivo di 20 centimetri di lunghezza, mi credereste? E ciao a tutti amici e bentrovati in questo nuovo video. Io sono Luigi e oggi siamo ancora qui su al mio terreno perché intendo mostrarvi un piccolo trucchetto che vi consentirà di indurre a frutto e dunque aumentare la produzione di alcune tra le vostre piante preferite. Ma prima di entrare nel vivo anche di questo video, mi raccomando, non dimenticare di iscriverti a questo canale e già che ci sei, di lasciarmi anche un bel like. Bene, molti di voi lo ricorderanno senz'altro all'interno di un video che ho dedicato alla potatura dell'olivo. Se te lo sei perso, niente paura, ti ricordo che puoi recuperarlo direttamente qui sul mio canale all'interno di una playlist dedicata alla coltivazione di questa straordinaria pianta. Partendo da un andamento assolutamente assurgente del segmento legnoso di nostro interesse, abbiamo invertito lo stesso ricorrendo a tutta una serie di tagli effettuati sul suo asse. Vedete? Ora che la serie di ferite che avevamo inferto al nostro succhione si è praticamente rimarginata, andiamo a vedere, visto anche il periodo, il risultato ottenuto. E allora, cambio di inquadratura e guardate un po', seguendo l'andamento del nostro nuovo ramo, quante olive ha prodotto questo ex succhione. Tutta questa introduzione solo per dimostrarvi come la corretta curvatura, sebbene effettuata su unità meramente vegetative, possa convertire le stesse in unità produttive. E questo perché con operazioni di questo tipo andiamo completamente ad inibire il richiamo di linfa esercitato dagli apici vegetativi del segmento eletto. Ma cosa significa tutto ciò? Molto semplice, che anziché sperperare le proprie risorse nell'ulteriore crescita di segmenti del tutto inutili come quello che abbiamo visto, la pianta, a seguito delle modifiche da noi effettuate, comincia ad interpretare gli stessi come unità produttive. Ora, amici, la cosa interessante di tutta questa faccenda è che il medesimo risultato che abbiamo visto poc'anzi su olivo può essere ottenuto, oltre che con l'uso delle forbici, anche ricorrendo a un piccolo espediente di mia invenzione. E allora, senza perdere altro tempo in chiacchiere, vediamo in che maniera procedere, ma soprattutto utilizzando che cosa. Bene, tutto quello di cui avremo bisogno è qui, ovvero del filo zincato cotto da 1,8 mm. E del tubetto gommato da legatura. E allora, con l'ausilio di un tronchese, partiamo proprio col tagliare il pezzo di fil di ferro che fa al nostro caso. Come dimensione standard, il mio personale consiglio è quello di mantenersi intorno ai 25-30 cm di lunghezza. E dopodiché facciamo la medesima cosa anche con il tubetto gommato, mantenendoci però in questo caso scarsi, per quel che riguarda il taglio, di almeno un paio di centimetri. A questo punto tutto quello che dovremo fare sarà inserire all'interno del tubetto gommato il fil di ferro precedentemente tagliato. E dopodiché, con l'ausilio di una pinza o come nel mio caso del solito tronchese, andare a realizzare un piccolo occhiello a ciascuna delle due estremità del filo. E uno. E due. E voilà, e il gioco è fatto. E allora, come primo esempio dei campi di applicazione in cui può essere tranquillamente utilizzato il mio tutore modellabile, partiamo pure da olivo. Come vedete, abbiamo qui in favore di camera un succhione, unità vegetative dell'olivo che difficilmente vanno a frutto. Tutto quello che dovremo fare per ottenere in un futuro prossimo venturo questo risultato non sarà altro che andarci a realizzare con il tutore modellabile che abbiamo creato tutta una serie di spirali attorno al suo asse, e dopodiché, con molta cautela, andare ad effettuare la curvatura vera e propria. Lo faremo ovviamente
praticamente per gradi, ovvero sia andando ad agire sui singoli tratti del nostro tutore, e in men che non si dica, quello che in origine era un succhione che difficilmente avrebbe portato frutti, si è ora trasformata in una unità produttiva. Ma quello su Ulivo è solo uno dei molteplici usi che possiamo fare del nostro tutore modellabile, e allora spostiamoci in vigneto e vediamo come anche qui questo manufatto ci torna decisamente utile. E allora, stesso discorso fatto per Olivo, andiamoci a realizzare tutta una serie di spirali intorno al tralcio il cui andamento intendiamo modificare. Operiamo sempre con la massima cautela, evitando di rompere le gemme. E dopodiché, agendo sui singoli tratti del nostro tutore modellabile, andiamo a conferire al tralcio l'andamento che desideriamo. Vedete? E anche in questo caso, con pochi semplici passaggi, l'andamento del segmento legnoso in oggetto è completamente invertito. Possiamo adoperare la stessa tecnica, oltre che in oliveto e in vigneto, anche nel frutteto, piuttosto che con le ornamentali e le aromatiche. Su qualunque superficie, alla fine, scegliate di utilizzare il mio dispositivo, l'affidabilità è sempre garantita. Infatti, il rivestimento gommato ottenuto dal tubetto per legature in PVC garantisce su qualsiasi supporto la perfetta protezione dello stesso. Vedete? Per quanto io stringa forte, in alcun modo il fil di ferro riesce ad imprimere la propria foggia alla superficie di nostro interesse, e per evitare che il nostro tutore modellabile possa in qualche misura determinare degli strozzamenti presso le piante che lo ospitano, beh, non dovremmo far altro che prendere l'abitudine di effettuare dei controlli periodici ed eventualmente allentare la sua morsa per ricalibrarla sulla scorta della crescita intervenuta. E allora, amici, con quest'ultima precisazione può dirsi concluso anche questo mio intervento di oggi. Spero, come al solito, che questo video sia stato di vostro gradimento, ma soprattutto che possa tornarvi utile, e a me non resta altro da fare che salutarvi tutti con un caro abbraccio e darvi appuntamento sempre qui per una prossima puntata. Ciao!